nuvole da chissà dove portano un veliero, nessuno sul ponte, niente nella stiva. Così a volte io a te, disarmato pensiero, vela senza timone, vengo alla deriva. E non porto chissà cosa che tu ci perda il cuore, solo questo mio disarmato amore. Disarmato amore che di amore non c'è, se non di sabbia all'onda, se non di orma piede. A Natale tutti i personaggi che ci sono in cammino, i magi, Giuseppe, Maria, i pastori, e si fidano di una voce dal cielo e si fidano di piccoli segni. Un testo islamico dice: quando Dio bisbiglia all'orecchio delle rose, esse si aprono al sorriso, così all'orecchio dell'uomo Dio ha sussurrato amore e misericordia. Come a Pasqua, anche a Natale dovremo fare cose molto più riservate, più silenziose. Ma io credo che anche se noi tacciamo, stiamo zitti, anche se non facciamo niente, la natura ci parlerà come ogni anno. La natura ci ricorderà il Natale. Ci è detto che sta giungendo qualcosa di nuovo. La natura, come un bambino, comincia da ora in poi a dilatare i suoi giorni e qualcosa di nuovo arriverà. Giovanni Battista, Maria, i magi, i pastori, Giuseppe, ascoltano, poi decidono e poi agiscono. Credo che non ne possiamo più delle chiacchiere, delle astrazioni, della malinconia che ci è saltata addosso. Sentiamo che qualunque cosa che decidiamo dentro il cuore dobbiamo cominciare a farla, altrimenti marcisce dentro di noi. Lasciamo un po' di silenzio, in modo da risvegliare in noi ciò che dorme e vedere se anche questo Natale è così strano e silenzioso e riservato. La natura ci dice che sta nascendo qualcosa di nuovo. Gesù, tu profezia nella Chiesa dei documenti, tu memoria viva nelle case di chi si chiede dove sei Dio. Tu sei la porta e ci chiedi di uscire, tu sei la via e ci chiedi di camminare. Il tuo profumo è agli stipidi di ogni porta che si apre. Oggi siamo tutti arresi dall'ansia opaca delle cose. Riportaci nella strada dove c'è il vento, nelle parole vuote, nelle liturgie senza aria, nelle nostre vite grigie. Gesù, sei la via, sei la porta, sei fuori confini, fuori ogni definizione. Tu hai sempre sofferto le restrizioni. Per questo, solo chi cammina ti può trovare. Come sta scritto nel profeta Isaia: ecco, innanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati.
accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». In questa domenica abbiamo la figura di Giovanni Battista. E Giovanni Battista è uno che non concentra l'attenzione su di sé, non predica sulle piazze ma nel deserto, non va lui verso gli altri ma sono gli altri a andare verso di lui. E la parola profeta in ebraico è Nabi. In quelle lettere c'è il valore di un profeta. La N è una realtà che si sta compiendo, la B sono i contrasti, i dissidi, la J finale è una mano aperta. E allora il profeta sta dentro una realtà che si sta compiendo, sempre in trasformazione, in mezzo a tanti contrasti, ma lui mantiene la mano aperta, come a benedire ancora, nonostante tutto, nonostante i contrasti, la vita. I profeti in genere, quelli veri, sono umili e sono molto trasparenti. Sono fedeli all'ispirazione originaria, non hanno paura della solitudine, tracciano strade scomode, non cercano il numero ma cercano la verità. E allora beati coloro che hanno l'audacia di sognare e sono disposti a pagare il prezzo necessario perché il loro sogno prenda corpo nella storia. Il cristianesimo è profezia e la profezia è molto concreta, è fatta di sguardi, di cammini, di gambe, di mani, di cuore, di occhi. L'indignazione etica verso uno stile di vita porta i profeti a cercare dei luoghi. Tutti i profeti cercano un luogo, come San Francesco, fa gesti, segni nuovi, proprio lì dove nessuno vuole andare, in questo luogo solitario, lì dove la Chiesa a volte è uno scarto, creare nuovi luoghi religiosi, nuovi luoghi politici e sociali. Giovanni Battista dovrà faticare a superare la delusione di pensare a un Gesù diverso. Lui aveva portato Giovanni la mietitura, parlava di mietitura. Arriva Gesù e parlerà di semina. Giovanni parlerà della scure che abbatte l'albero e Gesù parlerà di pazienza, di misericordia. Giovanni pensava di non essere degno e Gesù si mette in fila con i peccatori. E allora non basta accogliere Dio, occorre accogliere un Dio diverso. Gesù non voleva gli applausi, stava alla larga dal potere, alla larga dalla massa. Gesù non voleva dividere, ma ha sempre cercato di unire. Gesù ha provato a sciogliere con le sue mani nude il gelo che copriva la faccia della terra. Tu ritorni da dove io ti ho spinto via, dove il passato si schiude al futuro. Io sono fuggito, tu hai fatto al mio posto, hai baciato la vita per me. Tu sei sceso dal cielo, fino alla terra, fino alle lacrime ancora più giù, dalla mia più profonda paura. Hai raccolto la vita che ho sprecato qua giù. Il Vangelo ci parla di profezia e vorrei sottolineare la grande profezia di Papa Francesco per questo nostro tempo, per tutti noi.
Lui attende i germogli senza forzare i tempi di maturazione. Non spezza la canna incrinata. Non esige risultati subito. Conosce lo sforzo dei 9 mesi del parto. Ha l'audacia dei contemplativi, con la presenza simultanea in se stesso di dolcezza e di forza, di sobrietà e di libertà. Questa unificazione gli dona una assenza di pose pensate in anticipo, libero da ogni maschera, dall'io personaggio. Per questo accetta tutte le variabili della quotidianità e della vita. Per lui non è importante la rotta, ma sentire nelle vele il vento di vita di Dio. E allora possa la via crescere con voi, il vento essere alle vostre spalle, il sole scaldare il vostro viso e possa Dio tenervi nel palmo della sua mano. Prendetevi tempo per amare, perché questo è il privilegio che Dio vi dà. Prendetevi tempo per essere amabili, perché questo è il cammino della gioia. Prendetevi tempo per ridere, perché il sorriso è la musica dell'anima. Prendetevi tempo per amare Dio, le persone che avete accanto, e fatelo con molta, molta tenerezza, perché la vita è troppo corta per essere egoisti. Tu giardiniere forte, come un frutto maturo, debole come quest'alba, sai che quando il cielo bacia la terra sogna. Tu temi uomini e fedi che mai camminano nel giardino di Dio. Vivi nei tuoi campi tra semi nel raccolto e la pazienza in mezzo. Io stasera ti chiedo, vieni nel giardino, chiamami per nome, entra nella casa con le porte chiuse, cammina nella strada, riscaldarmi il cuore, vieni nel mare, riaprimi le vele. Vieni nel giardino, chiamami per nome, entra nella casa con le porte chiuse, cammina nella strada, riscaldarmi il cuore, vieni nel mare.